L'Assemblea dei soci di Estra ha confermato i vertici del gruppo energetico, il presidente Francesco Macri, l'amministratore delegato Alessandro Piazzi e il direttore generale Paolo Abati. La società aretina Adabra ha vinto le Cube Startup Challenge, il primo bando di Estra per società innovative. Grande successo della selezione, 231 i progetti presentati, provenienti da 40 paesi. Anche io uso internet. Il progetto di Estra di educazione digitale per over 65 è tra le migliori 80 buone pratiche utili all'Italia nei servizi pubblici. Lo ha decretato il censimento realizzato da Utilitalia. La Power Generation di Estra, il progetto della multi-utility finanziato da Erasmus Plus di tirocini in aziende continentali Green Economy per studenti di 21 istituti tecnici e professionali, è già in giro per l'Europa.